ci fossero domande urgenti, noi dobbiamo ancora qualche secondo alla biblioteca. Faccio un'osservazione urgente, veloce, urgente, ed è questa. La pagina 80, mi pare, di questo delizioso libro, tu hai un libro pieno di pensieri e di constatazioni e anche illuminazioni intelligenti, ma non ho tempo per allargare l'endorsement come vorrei fare, perché abbiamo pochi secondi. E tu, su un solo punto io faccio la mia osservazione, ma non perché non ci sia altro, ne abbiamo discusso a lungo di questo libro, e il punto in cui tu dedichi un paragrafo a quel concetto che si chiama empatia. Siccome questo tocca molto da vicino il mio lavoro, quindi naturalmente sono coinvolto, tu mi apri il paragrafo con una constatazione di citando gli scimpanzé, la volte credere, eccetera. Ed è perfetta questa cosa, perfetta sotto due profili. Ancora più io ho due mani, quindi non posso rileggere il punto tuo, ma tu se lo ricorda l'immagine. Tu dici che qualsiasi attimo della vita, qualsiasi azione del scimpanzé è sempre qualche cosa che, quasi sempre, qualche cosa di intersoggettiva, che ha a che fare con l'intersoggettiva. Io dico di più, e te lo chiedo se sei d'accordo, la vita umana è intersoggettiva, è intersoggettività. La caratteristica della presenza umana, per chiamarla così, è questa, è la costituzione dell'altro come soggetto, e questa è l'empatia, che è la pietra fondante di questo. Poi il destino ha voluto, proprio il destino, che gli scimpanzé, oltre ad avere questo condividere questo importanza della rete intersoggettiva con l'uomo, siano anche stati gli animali sui quali è nata la sperimentazione e la ricerca dei neuroni specchio, dei neuroni. È nata su questo, tra l'altro, non è male dire che ha visto in testa degli italiani questa ricerca, no? Ha visto la scuola di Parma, di fisiologia, ha visto Gallese, ha visto Rizzolata, Rizzolata poi è il direttore della scuola, ma insomma, era questo perché l'unico animale in cui sono stati dimostrati questi stravaganti neuroni visti con l'occhio, neuroni che non si attivano, in inglese dice fire, io però sparano, non lo direi in italiano, insomma, no? Che non si attivano quando tu fai qualcosa, ma quando la devi fare. Questo consiste nel neurone specchio. E il fatto è che poi questo vederlo fare è strettamente legato alla specie. La vedi fare da un altro uomo, bisogna aggiungere, perché se la fa una macchina o uno scimpanzé, i suoi neuroni specchio se ne infischiano. Questa è la stessa cosa per lo scimpanzé. Lo scimpanzé si illuminano, diciamo così, dice che fare, si illuminano i neuroni del grasping, del movimento tipico di grasping della mano, quando la vogliono fare un altro scimpanzé. Se gliela fai tu, non importa nulla, tantomeno puoi costruire un'automa che la faccia, non è per difficile, ma non serve a nulla. Quindi sono un chiaro riconoscimento dell'altro, dell'interiorità dell'altro, quindi all'origine di non essere soli in questo mondo. E ti ringrazio. Grazie. Grazie.